Bus travolge auto e distrugge fabbricato, tre illesi. Ieri sera attorno alle 21 un autobus che scendeva da Ruta di Camogli verso Rapallo ha impattato una vettura che stava parcheggiando in un box a bordo strada. Il violento urto ha spinto l'automobile contro la parete del fabbricato causandone il crollo, mentre l'automobile è precipitata sul terrazzamento sottostante. Tragedia sfiorata ieri sera per un incidente stradale lungo l'Aurelia di Ponente che da Ruta di Camogli scende a Rapallo. Tre persone a bordo di un'automobile sono rimaste illese dopo che un bus di linea ha centrato il mezzo che stava effettuando una manovra di parcheggio. L'urto è stato così violento che un fabbricato è andato distrutto. Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Rapallo e Chiavari, che hanno estratto i tre occupanti dalla vettura finito in un terrazzamento sottostante, intorno alle 21 un autobus che scendeva da Ruta ha impattato una vettura che stava parcheggiando in un box a bordo strada. Il violento urto ha spinto l'automobile contro la parete del fabbricato causandone il crollo, mentre l'automobile è precipitata sul terrazzamento sottostante. I tre occupanti, per fortuna illesi, sono stati estratti dai pompieri di Rapallo, mentre la squadra di Chiavari è stata fatta intervenire per valutare che sotto le macerie non vi fosse rimasto nessuno. È stata rimossa oltre una tonnellata di rifiuti nel corso dell'operazione di pulizia dei fondali del porto di Santa Margherita Ligure, che domenica scorsa ha visto impegnati la guardia costiera e i sommozzatori. I sette sub-sammargheritesi hanno recuperato rifiuti di ogni genere, tra i quali una lancia, reti da pesca, motori fuoribordo e pneumatici. Mentre erano in corso le operazioni subacquee, alcuni volontari si sono invece occupati di ripulire le spiagge e la diga. Ora i rifiuti verranno smaltiti grazie alla collaborazione del comune di Santa Margherita Ligure, della Protezione Civile e della Polizia Locale Sammargheritese. È stata arrestata e portata in carcere, dove dovrà scontare una condanna di 2 anni e 8 mesi divenuta definitiva per omicidio stradale. La donna, una 47enne residente nell'Appennino reggiano, investì un uomo di 52 anni originario della provincia di Genova, il quale perse la vita. Dagli esami tossicologici si scoprì in seguito che la donna stava guidando sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti. La vicenda risale alla sera del 19 dicembre 2018 sulla A12 ad un chilometro dal casello autostradale di Rapallo, dove ci fu un maxi tamponamento che coinvolse 7 veicoli. Il 52enne, che era alla guida di un furgoncino col quale trasportava medicinali, decise di scendere per prestare i primi soccorsi alle vittime dell'incidente, ma venne travolto dalla donna che sopraggiungeva con la sua automobile a grande velocità. La 47enne è stata condannata dal Tribunale di Genova e si è vista revocare la patente di guida. Dopo il rigetto del ricorso della Corte Suprema di Cassazione, la pena è divenuta esecutiva e la donna è stata portata in carcere dai carabinieri di Castelnuovo dei Monti, che hanno eseguito l'ordine di carcerazione. All'interno della scuola Mazzini di Chiavari, anche finiti i lavori che l'hanno interessata, non è possibile portare le 3 sezioni di scuola dell'infanzia collocate nella sede dell'Istituto Gianelli, in spazi che il Comune di Chiavari ha preso in affitto. Il dirigente scolastico e il consiglio di istituto, come riportato da tutti i consiglieri comunali di minoranza, hanno scritto a Palazzo Bianco segnalando che il proprio plesso non disporrebbe di spazi idonei per uso mensa e di spazi esterni per i bambini. La mancanza di servizi igienici separati per gli alunni dei diversi ordini di scuola, inoltre, creerebbe promiscuità. L'istituto chiede dunque di mantenere la collocazione in salita Gianelli, mentre i consiglieri comunali di opposizione, Nicola Orecchia, Giovanni Giardini, Silvia Garibaldi, Mirko Bettoli, Antonio Bertani e Alessandro Calcagno chiedono una discussione in commissione. Il nuovo amministratore delegato di Mediaterraneo Servizi, società in-house partecipata del comune di Sesto Levante, è Stefano Chioggia. Sostituisce Marcello Massucco, che si è dimesso il 28 febbraio scorso dopo aver scelto di candidarsi a sindaco nella città dei Due Mari.
L'incarico ha la durata di un anno ed è a titolo gratuito. Chioggia ha 67 anni ed è stato dirigente comunale a Sestri Levante sino a 2 anni fa, nel 2021. La scelta di Chioggia, spiega il sindaco facente funzioni di Sestri Levante, Pietro Gianelli, premia una professionalità consolidata sui temi del turismo e della cultura, maturata durante la sua lunga dirigenza all'interno dell'area 1 del comune di Sestri Levante. Il mio compito, afferma Chioggia, è quello di traghettare la società partecipata al nuovo amministratore che sarà nominato dal nuovo sindaco. Ricordiamo infatti che a Sestri Levante si vota per il 14 e 15 maggio. Chioggia conclude: sono fiducioso di poterlo svolgere, soprattutto perché la squadra delle persone che lavorano nei servizi di Mediterraneo Servizi è forte e affiatata. Questa mattina nell'aula consiliare del municipio di Santa Margherita Ligure si è tenuto un incontro tra l'amministrazione comunale e una nutrita rappresentanza di commercianti e cittadini, tra cui quelli con le attività su Piazza Vittorio Veneto, via Gramsci e via dell'Arco. Alle preoccupazioni degli esercenti sulle possibili ripercussioni economiche che il cantiere di lavori di Piazza Veneto potrebbe loro arrecare, la giunta, rappresentata dal sindaco Paolo Donadoni, dal vice sindaco Emanuele Cozzo e dagli assessori Patrizia Marchesini e Valerio Costa, ha risposto che per maggio 2023 il cantiere di lavori si ridurrà concedendo lo spazio di transito sul lato a mare della piazza. La giunta ha garantito alla presenza della direttrice dei lavori che le attività commerciali saranno sempre raggiungibili attraverso passerelle che sovrasteranno la parte di cantiere a monte e che eventuali chiusure per consentire specifici interventi siano limitate a poche ore e comunque preventivamente comunicati agli esercenti. Inoltre è stato chiesto alla proprietà dell'hotel Lido, titolare del cantiere, di verificare la possibilità di aumentare le ore di lavoro e il numero di operai impiegati al fine di accelerare il più possibile il termine dell'intervento. Da parte della giunta comunale e dei tecnici è stata dimostrata ai presenti la massima disponibilità nel considerare singole o collettive esigenze e la massima attenzione nel verificare che i tempi di intervento vengano rispettati e risolti, o quantomeno mitigati i problemi. Presenti questa mattina anche i consiglieri comunali di minoranza, Fabiola Brunetti e Alessandro De Giovanni. Semifinale di Coppa Liguria. Panchina cornelianese nella prestigiosa cornice dello Stadio Comunale di Chiavari, un risultato tennistico. Al di là di questo, abbiamo visto una partita veramente molto bella. Sì, 6-0, un risultato tennistico, come si suol dire, che ci premia per i meriti che abbiamo avuto. Abbiamo avuto un bel approccio, ci siamo subito calati in una partita che era importante per noi perché a questa competizione ci teniamo veramente. Siamo nella condizione di poterci provare, quindi vogliamo provare ad arrivare in fondo anche qui. E siamo stati bravi, abbiamo messo subito in difficoltà l'avversario, siamo riusciti nel primo tempo già a portarci avanti di 2 gol, poi compatibilmente con un po' di difficoltà da parte della Corniglianese siamo riusciti a arrotondare il risultato, sempre secondo me rispettando l'avversario, sempre giocando il nostro calcio. E menzione particolare per Ferlini, perché è un ragazzo che ci dà una mano da tanti anni e anche stasera ha fatto vedere che sa fare la differenza. E il gruppo, perché una menzione per il gruppo, perché oggi c'eravamo tutti a vederla, chi c'era, chi non era convocato, chi non stava bene, e quindi facciamo la differenza anche in questi piccoli particolari, e quindi siamo contenti. Il pancagruppo è atteso da sfide importanti di campionato, il risultato di stasera è un ottimo viatico. Assolutamente, abbiamo in campionato 2 partite ora importanti con Atletico San Salvatore, che è l'unica sconfitta in questo momento del campionato, e poi Lavagna, che è seconda. Però siamo in fiducia e questo è importante. E mentalmente siamo pronti, poi il campo è giudice e accettiamo quello che dice, però noi siamo sereni, convinti e felici di quello che stiamo facendo.
L'Associazione Culturale L'Agorà di Lavagna, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, ha deciso di organizzare un evento in collaborazione con la comunità moldoromena del Tiguglio e in particolare con Lucia Grecul, una nostra amica che avevamo già incontrato in occasione della raccolta per le popolazioni ucraine. Questa sarà una festa nella quale tutta la comunità che è da anni presente nel Tiguglio ci spiegherà i loro usi, i loro costumi e specialmente quello delle donne attraverso una festa, la festa del Marty Shore, che è una festa di primavera. Questa giornata si terrà alla Sala Rocca a Lavagna, l'entrata è gratuita e sarà possibile degustare dei cibi tipici tradizionali della cultura moldava, romena e perché no anche ligure in uno scambio di reciproca conoscenza. Il costo dell'aperitivo è di 10 euro. Vi invitiamo, vi aspettiamo numerosi per conoscere una popolazione che da anni vive insieme a noi e per apprezzare tutto quello che sono le loro tradizioni che vi assicuro sono effettivamente molto toccanti e molto emozionanti. Vi invitiamo a questa festa l'11 marzo in Sala Rocca perché in collaborazione con l'associazione Agorà facciamo questa giornata dedicata a Marty Shore, che sarebbe la festa della donna in Romania e in Moldavia e un simbolo di un amuleto rosso e bianco insieme che sarebbe la... che sarebbe la gentilezza, sarebbe la purezza insieme all'amore del rosso, insieme alla passione, perché ogni cosa si fa tutto con gentilezza, amore e passione. E abbiamo accolto questo invito dell'Agorà anche per festeggiare la festa della donna, 8 marzo, che le donne in Tiguglio delle comunità moldave e romene ne sono tante, sono tra i primi arrivati come immigrati in anni 2000, all'inizio di 2000. E da noi la festa della donna ha un significato ancora più toccante perché anche una festa della mamma. Noi abbiamo in festa della donna festeggiamo anche festa della mamma, festa della sorella, feste delle mogli, delle figlie e le tradizioni, nonostante che l'obiettivo è sempre la protagonista è sempre la donna, ma abbiamo anche diverse tradizioni, diverse abitudini che fa piacere presentarvi a tutta la Lavagna e a tutti quelli che vengono alla nostra festa. Vi aspettiamo numerosi e così facciamo insieme una festa di canto, ballo e divertimento. Cari amici, buona giornata, quest'oggi parliamo di cabaret, di comicità e parliamo quindi dei Per Puro Caso, un duo comico composto dai genovesi Nicola Leugio e Mariano Passeri, prodotti da Livio Zappaterra, inizieranno dalla prossima settimana una bella collaborazione con Entella TV, con appuntamento bisettimanale nella rubrica TG Gente. Nicola Leugio, tra l'altro da anni collaboratore di Nino Frassica, e Mariano Passeri, bravissimo speaker della seguita emittente Radio Cavedio Web, si stanno imponendo con la loro particolare comicità nella città di Genova, in Liguria e non solo. Li abbiamo intervistati e si presentano così a tutto il pubblico di Entella TV. Prego la regia
di mandare il servizio. Bene, allora cari amici, buona giornata. Siamo qui per intervistare i Per Puro Caso, che sebbene abbiano iniziato da poco la loro attività e il loro sodalizio, si stanno già imponendo all'attenzione del pubblico che ama il cabaret e la comicità. Infatti, dal prossimo mese qui su Entella TV, i Per Puro Caso avranno un loro spazio con siparietti di circa 5-10 minuti che potrebbero essere visti in più volte durante il giorno. La serie della trasmissione avrà la durata di 20 puntate, ma con ogni probabilità proseguirà per un periodo ben più lungo. Ed allora, proprio per il pubblico di Entella TV, conosciamo meglio i Per Puro Caso al secolo, Nicola Leugio e Mariano Passeri, entrambi genovesi, almeno di adozione. Diamo la parola a loro per una presentazione, diciamo, di massima. Chi siete nella vita di tutti i giorni? Nicola. Non ero preparato, insomma, qui non so cosa devo dire. Vabbè, no, allora, Nicola Leugio, sono, a differenza di Mariano che è giovane, sono abbastanza stagionato. Stagionato, è giusto. Stagionato, diciamo così, mettiamola così, esperienza, anche già nonno, quindi. Io sono nato a Napoli, però sono genovese di adozione ormai da più di 50 anni. Io il comico lo faccio da una decina d'anni, ecco, così, se vogliamo parlare subito di comicità, non da tantissimo tempo, quindi, rispetto all'età che ho. Ho cominciato casualmente grazie alla conoscenza quasi casuale con Nino Frassica, che mi chiese alcune battute, e poi insomma ci eravamo conosciuti sui social, su Facebook nel 2013, quindi quasi dieci anni fa, e da lì ho cominciato a collaborare con lui. Ho fatto tanta radio, Radio 2, programmone, televisione, Che Tempo Che Fa, dopo Fiction, Sanremo 2018, e tante cose, poi anche a livello, insomma, di comicità regionale, cittadina, Benincke Calcio, con un giornalista che tra l'altro è un po' che non... Vabbè. È sparito. Infatti è un po' sparito, Franco, non mi ricordo neanche come si chiamava. Vabbè, no, Franco Ricciardi, e tante altre cose, anche fino a una partecipazione molto recente durante Sanremo 2023 con Valerio Lundini, la sua trasmissione della Rai. Vabbè, poi parliamo di Zappa. Esatto, insomma. Quindi darei anche la parola adesso a Mariano. Certamente, Mariano che è molto più giovane, diciamo, è una coppia abbastanza strana, sì, perché in genere... Sì. Comici hanno più o meno la stessa età, invece voi c'è un po' di differenza. No, io ho scelto di stare con nonno Leugio, nonno Nicola, che è mio nonno, l'ha detto prima, e esatto. Quindi sono suo nipote. No, vabbè, a parte gli scherzi, ci siamo conosciuti così, per puro caso, da lì è nato anche il nome, no? Che battuta, per puro caso. Tirone, che so fare le battute. Meglio. Comunque, dicevamo, io invece ho un percorso completamente diverso, non ho questa carriera comica alle spalle, ma mi sono avvicinato al mondo della radio, e da lì, diciamo che ho fatto conoscenza con Nicola, e con una partecipazione radiofonica ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, e direi che ci siamo anche un po' amati. E questo ci ha portato ad essere, no, a parte gli scherzi, ora si scherza davvero, a provare questa esperienza, che diciamo ci sta dando comunque delle soddisfazioni, e questa opportunità, che ringraziamo, è una di queste. Bene, parliamo sempre con Mariana, sono le caratteristiche che hanno contribuito a creare il vostro sodalizio, secondo te? Cosa ti ha attirato di quest'uomo? Allora, fondamentalmente che siamo due scemi, ecco, perché questa è la base del successo quando si fa questo lavoro. Abbiamo una sintonia, lui è molto bravo, ha anche una grande capacità di scrittura, poi si tende a sminuirsi, ma in realtà è così. E diciamo che l'ispirazione tratta anche un po' dalle cose semplici, il portare tutto a un paradosso, all'assurdo, è quello che ci ha fatto capire subito che potevamo in qualche modo unire le forze, ed è nato anche con i personaggi che facevamo, anzi diciamo che il primo banco di prova è stato Belinche Calcio, anche lì un ringraziamento a quella trasmissione che io ricordo con affetto, dove facevamo lui per il professor Pareggi, io facevo a turno dei salti in banchi, e funzionò il pregio suo, il miglior pregio, uno, dine uno, un secolo.
È un po' ansiolitico, e quindi partiamo dal però proprio dalla sua ansia, poi è un buon tempone comunque, quindi sembra, uno lo vede così ansioso e dice questo, invece no, poi è calmo, non so, è paradossale, è un uomo paradossale, però come di Mariano, non si fanno volersi bene questo uomo. Mariano anche lui è una persona, un ragazzo tranquillo, un preso. È un ragazzo tranquillo, forse secondo me la tranquillità e la simpatia, dai, due pregi, dai, lui è uno che per non aver mai fatto il comico ha dei tempi perfetti, nel senso che è la prima volta che abbiamo fatto qualcosa per Benincasa Calcio, io ho detto lo chiamo perché l'avevo conosciuto con Radio Cavedio, però pensavo, dico adesso dovrò dirgli, sai, 5-6 volte, sai che non l'ho mai invece abbiamo fatto lo sketch bello liscio, tranquillo, lui fa i dialetti, fa qualunque cosa, barese, Marianne Benedetto, vabbè, perché stai facendo torinese. Allora ne hai capito che cosa ti sto dicendo. Il Veneto fa anche bene. Streghetta, vabbè, ecco, ricordate la prima volta che siete saliti su un palco insieme? Diciamo che il palco vero e proprio, allora noi non abbiamo fatto ancora esibizioni dal vivo, perché il progetto sta nascendo in maniera seria, diciamo in maniera costruita, in maniera professionale, sta nascendo in questo periodo, grazie anche al nostro producer, anima tecnica ma anche creativa, Livio Zappaterra, che tanto non so neanche dove sia, anche insomma, in giro per il mondo, e quindi grazie a lui, perché lo abbiamo coinvolto e lui ha sposato in pieno il nostro progetto, per cui ci esibiremo, spero, in qualche palcoscenico. Scusi. Sì, può no, dire c'è da dire che in realtà però avremmo dovuto esibirci in un qualcosa che è saltato, per questo che forse ti ricordi che dovevamo esibirci a teatro, poi è stata rimandata. Adesso avremmo dovuto già farlo, quindi sì. c'era l'idea. Solo che è stata semplicemente spostata, quindi non c'è stato ancora l'esordio. A fine marzo faremo una sorta di esordio in uno spettacolo che, in cui presenteremo uno spettacolo. No. Perché dovevamo farlo, poi è saltato per motivi organizzativi loro, ci hanno detto che il 31 marzo faremo una presentazione, uno spettacolo a Genova, non sappiamo ancora dove, in cui noi avremo anche la possibilità, ci è stato detto dall'organizzazione, di esibirci come comici, quindi sarà il nostro esordio dal vivo. Per adesso abbiamo fatto tantissimi video che girano sui social, stiamo facendo tante cose, però abbiamo... Così, diciamo, il nostro obiettivo è quello di fare le cose ben fatte e con calma, ecco, proprio per poter poi entrare, diciamo, nel mondo, nella comicità genovese, ma anche, chi mondiale. Lo sa, italiana, anche siete fuori. Siete un duo, no? E d'Italia, specie negli anni 70, sì. 80, 90, ma anche oggi ci sono parecchi comici che lavorano in coppia. Sì. Chi avete ammirato nel passato e se pensate di assomigliare a qualcuno? Allora, poi passo il microfono a lui. Io che nel passato ho amato i grandi comici del passato, essendo io napoletano di origine, e comici come Totò, come Nino Taranto, come Peppino De Filippo, tutta gente che ha fatto la storia, ma gente che aveva la capacità di improvvisare ma anche di seguire un copione ben preciso facendo credere che stava improvvisando. Questa è un po' la scuola anche di Nino Frassica, che è il mio maestro, no? Allora lui segue a volte un copione, però a volte, a parte vabbè, che è anche capace di improvvisare, però a volte ti fa credere che sta improvvisando mentre invece sta seguendo un copione. Invece comici moderni che siamo qui, io mi ispiro, sono ad esempio Greg e Lillo, che creano queste situazioni completamente assurde. No, ma io negli anni, in tante cose che ho fatto, sono stato anche in due puntate di 610, la loro trasmissione storica che fanno su Rai Radio 2, ho fatto due pezzettini, esatto. Quindi per me sono un punto di riferimento, così come lo è Valerio Lundini, qui siamo in un rapporto anche di buona amicizia, così come anche Nicola Vicidomini, che è un comico salernitano ma che vive a Roma, che è un fenomeno assoluto, amato dalla critica di tutta Italia. E niente, questi sono i miei comici di riferimento. Quali sono i tuoi? Ma intanto che ne sono?
sono le... devi prendere, esatto, devi prendere la pastiglia. Sono la pastiglia. Meno. La pastiglia, ah, quella per la memoria. No, perché io devo, li faccio anche un po' da badante. No, tra l'altro mi ha fatto ridere perché lui è l'unico nel mondo che chiama Lillo e Greg e Greg e Lillo. Ma anche questa, anche questa, si prende queste licenze. Ma io diciamo che non sono della sua leva. A un certo punto temevo che citasse Goldoni per contemporaneità. No, va bene, ovviamente tutta la parte che ha detto lui la condivido anch'io. La mia, diciamo così, grossa ispirazione, comunque la famiglia comica che più ha condizionato, no, la mia adolescenza, eccetera, è la Jalappas, no? Quindi anche quel tipo di comicità, anche sì, con la voce fuori campo, cioè. E tutti i grandi comici che sono passati da lì e sono poi diventati famosi. Ancora adesso stanno facendo le fortune grazie a quel contenitore che secondo me era assolutamente geniale in tutte le sue declinazioni. Poi è chiaro, ci sono un sacco di coppie anche meno prettamente comiche, ma pensiamo solo che a Bonolis e Laurenti, cosa sono? Ecco, diciamo che anche quelle formule di comicità mi piacciono molto, e in coppia si riescono a esprimere, secondo me, qualcosa che da solo ti può mancare, e se riesci a trovare la fusione giusta, allora certo, riesci a fare delle belle, ecco, cose. Dove prendete spunti per le vostre scenette, la vostra comicità, e soprattutto chi è la mente dei due? No, ma diciamo che io scrivo molto, perché ho scritto appunto la mente, lui sì, ma comunque anche lui, nel senso, anche lui ha delle buone idee, delle ispirazioni, poi lui a volte mi dà delle idee, poi io a volte le cerco di sviluppare. Poi adesso abbiamo la fortuna anche di lavorare con Livio, che è un altro creativo, e magari lui, avendo esperienza dal punto di vista organizzativo, certi sketch cerca di aggiustarceli in modo che siano più, diciamo così, come dire, possono più essere più presentabili, no? Cioè, non è che possiamo dare soltanto vita al nostro istinto, alla nostra verve, ci vuole anche una certa organizzazione per fare le cose ben fatte. Se devi salire su un palco, devi sapere cosa dire, non devi avere attimi di pausa, devi avere ritmo in continuazione. Questa è una cosa che ho imparato nel tempo, facendo anche cose, cioè, trovandomi quello, delle situazioni allucinanti in diretta lì non puoi dire aspetta un attimo, cos'è meglio che, no, lì devi partire, andare, e quindi seguire il canovaccio, seguire diciamo il copione, però dire attenzione, capita un imprevisto, vado avanti lo stesso, non mi fermo, se no guai, se no è inutile che non puoi fare né il comico né nulla. Per cui non so neanche cosa mi hai chiesto, e sto parlando così, dicendo le cose in libertà, sto parlando in libertà perché io sono fatto così, poi non so quello che sto dicendo e non me ne rendo conto. Comunque questa è poi, diciamo, la nostra, insomma, il nostro obiettivo finale, quello di diventare... Ma voi quando andate per strade, osservate la gente, certo, vedete cosa fanno, tutto, no? Guarda, io non solo servo la gente, ma io ho anche la caratteristica, infatti mia moglie mi odia, di entrare nei discorsi degli altri. Questa è una cosa molto comica, cioè se due persone stanno parlando e tu ti inserisci facendo finta di sapere di cosa parlano e entri nel discorso, è una cosa molto comica quella, tipo due stanno parlando dei fatti loro e tu dici a un certo punto ma sì, hai ragione, però capisci Mario, anche tu, esatto, ti comporti, io spesso lo faccio, infatti nei centri commerciali mia moglie scappa delle volte. Ed è per questo che spesso viene ricoverato al pronto soccorso, sì, anche perché va anche magari a provocare delle separazioni, anche identificato, anche identificato dalla polizia. No, ma è capitato che io magari c'è due che stanno parlando al mercato dei fatti loro e io intervengo come se li conoscessi tutti e due, magari mi memorizzo il nome, magari stanno parlando Francesco, chiami e Paolo per nome, ma stanno dicendo ma vedi Paolo tu hai sbagliato ieri perché stiamo parlando di cose di lavoro, e dico Paolo, però ha ragione Francesco, anche tu hai un modo di... E questi mi guardano, poi un po' dicono, no scusi, ho sbagliato persona. Oppure... Allora, anticipate un po', ma stringiamo perché purtroppo sì, i tempi sono ristretti. Cosa vedranno i telespettatori di Entella TV in questi vostri sketch? Inizia tu. Ma allora, vedranno un po' di sketch vari, perché su questo anche un'altra cosa da aggiungere, ci stiamo sperimentando molto, quindi vedranno anche dei personaggi diversi, siamo anche spesso intercambiabili, quindi e soprattutto vedranno anche una qualità, perché siamo attenti ai particolari, grazie anche all'aiuto di Livio, a fare un prodotto che anche televisivamente possa rendere, quindi secondo me
col tempo si affezioneranno a queste due facce, anche soprattutto alla sua. Come si fa come si può non affezionarsi a questa faccia? Ecco, interviene in discorso. Una cosa, ma Franco non lo sa, glielo diciamo. Qualcuno dei sketch sono porno. Perché abbiamo deciso. Spero che l'intera TV li accetti. Sì, non io so, vedo già, non vedo è, già. Non è soft, bar, non è, no, no, Marco Pinalco. Non è erotismo soft, ma pornografia allo stato puro. E tra l'altro siamo solo noi due, quindi tipo, non abbiamo coinvolto. Grande spettacolo. Chiudiamo come se fosse la competizione elettorale, dove il candidato chiede il voto. Ebbene, voi in pochi secondi, cercate di convincere il pubblico a venirvi a vedere. 30 secondi a testa. Allora, quando guardate il gruppo, cioè per puro caso, mettete un foglio di carta con del nastro nella parte televisiva in cui c'è lui e guardate solo me, perché io sono... Faccio ridere proprio per la mia scemenza istintiva, Mariano, umana. Mariano. Vai tu. Allora, io penso che invece dovrete guardare Nicola. Sì. Guardate Nicola, non guardate me, guardate Nicola, perché questa faccia ve la ricorderete per tutta la vita. Guardatela, guardate Nicola. Dai, guardatevi per puro caso, perché ne varrà la pena. Ne varrà la pena e speriamo di entrare dentro le vostre case, dentro i vostri cuori, facciamo, amici ascoltatori. Facciamo ridere tantissimo. Perché... Bene, ringraziamo quindi per puro caso e non perdiamo gli appuntamenti che dove saranno protagonisti qui su Entella TV. Buon lavoro, ragazzi. Ciao ciao. Ciao ciao, grazie a tutti. Grazie Franco. Grazie Livio. Grazie Livio. Bene, grazie quindi a Nicola Leuso e Mariano Passeri. L'appuntamento con la loro comicità partirà da martedì 14 marzo qui su Entella TV. Un caro saluto da Franco Ricciardi.